Focolar Furlan dalla sua fondazione si pone come punto di riferimento per la comunità friulana e per promuovere il Made in Friuli. Il Friuli Wines adesso è arrivato alla terza edizione, è un evento che ha avuto un grande successo e è diventato un grande punto di riferimento anche per gli importatori nel Regno Unito per conoscere le eccellenze friulane e per venire in contatto con tutte le novità che il mondo dell'enogastronomia del Friuli propone. E il tutto è stato facilitato dall'aiuto della Camera di Commercio e della ST Consulting di Claudio Azzurro. Salve a tutti, sono Pasquale Padalino, director della Britali Ltd, una compagnia che si occupa di promuovere l'eccellenza del food and wine italiano. Siamo qui perché siamo stati invitati alla terza edizione di Friuli Wine 2018, una bellissima edizione con delle cantine davvero eccellenti. Noi siamo stati invitati perché siamo tra le poche aziende sul mercato che ci proponiamo in maniera alternativa e di supporto agli eventi di questo tipo e alle fiere specializzate. Questo perché il mercato inglese è un mercato profondamente diverso rispetto a quello italiano e nella maggioranza dei mercati europei. Le aziende hanno capito che hanno bisogno di un supporto e questo mercato già da diversi anni supporta i produttori delle eccellenze italiane. Questo perché? Perché anche se il mercato in questo momento può sembrare saturo per la maggior parte dei produttori, in realtà è in forte crescita la richiesta di prodotti di eccellenza e di qualità. E noi riusciamo a bilanciare quello che è il rapporto tra la domanda e l'offerta. Quindi noi siamo in grado di supportare in tutti i modi i produttori italiani, anche se diciamo che non abbiamo la formula magica, ma sappiamo esattamente quali sono le strategie e le attività da fare per avere successo. Da Roma, dai Castelli Romani, il posto dove gli antichi romani nell'epoca venivano in vacanza, e così è stato. Ai Castelli Romani ci sono due laghi, il lago di Castel Gandolfo di Albano e il lago di Nemi. Lì è il paese delle fraschette, il paese dei ristoranti, il paese delle trattorie dove si mangia e si beve del buon vino. Vengo da un paese, da Genzano di Roma, che è stato assegnato il pane DOP. Noi facciamo il pane DOP a Genzano di Roma, in Casareccio. La passione è nata da bambino, ho iniziato a fare i piccoli servizi in cucina, ho fatto la scuola alberghiera, l'ho finita nel 1987, ho lavorato tanti anni all'Hilton, l'albergo a Montemario, ho lavorato a Heinsberg, 3 stelle Michelin, c'ho una bella esperienza, un bel bagaglio di esperienza con grandi chef, con Bissani. Ho la passione dalla pizzeria fino ai dolci, sono uno chef completo e un docente della Confcommercio per 4 anni, sono stato alla Confcommercio di Roma e 3 anni fa sono partito e sono venuto a Londra, mi hanno contattato tramite i proprietari del Little Italy in Soho, eccomi qui, sono 3 anni che sono qui, un figlio di 6 anni e una compagna. E vado avanti con la mia cucina italiana dopo 36 anni di esperienza, ho 48 anni ad aprile e questa è la mia vita, so fare solo questo, sono un executive chef della compagnia. Salve, sono Enzo Oliveri, qui a Londra al Tasting Season in Restaurant. E stasera è una bellissima serata con tanti espositori di vino, una delle tante esibizioni che facciamo. Dobbiamo portare qui in Inghilterra il meglio dell'Italia. Eccoci qua con amici e connoisseur del vino. E io lo faccio da sempre qui a Londra per promuovere l'Italia e i prodotti italiani, lo faccio come presidente della Federazione Italiana Cuochi, anche con l'Italia, con la Nazione Italiana di Ciclismo, che sono lo chef ufficiale di loro, e tutti i giorni sono qui a promuovere l'Italia come tutti noi, perché in Italia c'è il meglio.